Un mago racchiuse in una parola il potere degli dèi e me ne fece dono. Tempo dopo, quando catturai l'anima di 3.000 persone, anch'io feci la stessa cosa e nella medesima parola racchiusi il potere dell'eletto. Scimunito, il popparo, abbonazzato, zaurdo, ammalignato, maledetto. Shazam! Insomma, in un anno non è cambiato niente. Ammalignati! Più turbati! Presi male! Presi male! Presi di coscienza! Fans! Ossequi! Me ne frega un beneamato cazzo! Eh sì, quest'anno è volato! Chi l'avrebbe detto? Chiunque, perché il tempo passa. Ma chi avrebbe detto che starei ancora qua a dire cazzate davanti una webcam? Tutti, perché sanno che sei un egocentrico. Mi faccio schifo da solo. Come fai schifo a tutti? Infatti. Quindi, visto che è passato un anno da quando è uscito Cos'è un beatmaker? Oggi vi rispiegherò Cos'è un beatmaker? Dato che molti di voi non hanno ancora capito Cos'è un beatmaker? Cercherò di spiegarlo con lo stile che ho adesso. Quindi, cos'è un beatmaker? Beh, è semplice, potrei spiegarvi cos'è un beatmaker partendo dal fatto che un beatmaker ha una funzione principale nell'hip hop. Quindi quando chiederai cos'è un beatmaker, chi risponderà alla domanda cos'è un beatmaker ti dirà che è un beatmaker. Ovviamente sto dicendo un mare di cazzate. Però anche oggi voglio soffermarmi un attimino su una cosa del beatmaking che mi ha colpito un casino. Allora, recenti fatti mi ci hanno fatto pensare parecchio. Purtroppo, per motivi di privacy, non posso farne parola con voi. Comunque, sempre la stessa storia. Il beatmaker in Italia non conta un cazzo. A meno che tu non sia un grande. Ma un grande, grande, grande. Solo che qua si pone il problema. Dal piccolo beatmaker che sei, come fai a diventare grande? Se nessuno ti dà manforte, se nessuno pensa che tu conti qualcosa. Ora già vi vedo lì, ma che cazzo dici? Ci sono un sacco di beatmaker. Sì, ma hanno avuto la botta di culo. Devi trovare l'MC conosciuto che ti becca, gli fai quel tot di beat e magari gli amici suoi, a loro volta conosciuti, ti vengono a chiedere beat e magari riesci a salire in qualche modo. Ma per il resto di tutti noi non è facile. Perché non diciamo cazzate, perché cazzate non voglio sentire, al giorno d'oggi l'MC ha modo di farsi sentire. Rispetto agli anni che furono, ora l'MC ha molta più visibilità. Certo, nessuno si caca i demo, quello che volete, ma salgono molti più MC rispetto ai beatmaker. E questo perché accade? Perché non hanno importanza. Molta gente ignora lo sbattimento che c'è dietro un beatmaker. Io ho visto anche nella gente che ti dice: ah, fai le basi? Sì, e che campionatore hai? Veramente uso il computer. Ah, ok, ciao. Quando come voi mi insegnate ci sono persone che col computer riescono a creare opere d'arte. Però no, un beatmaker emergente vale l'altro. Tanto vuoi fare rap? Non vuoi stare dietro le macchine. Vuoi prendere il microfono, salire sul palco e spaccare i culi. Ma senza basi come fai? Semplice, le scarichi. Quando ci sono strumentali americani a ruota, ci faccio il demo. Da. Poi tanto scopriranno che sono troppo bravo e mi leccheranno il culo per darmi le basi. Giusto? Sì. Purtroppo sì, è precisamente, esattamente così. E questa cosa, a tutti voi beatmaker, non far rodere i coglioni? Perché adesso voglio fare l'opposto di quello che ho fatto 364 giorni fa. Che cosa non è un beatmaker? Uno, non è uno smanettone che impara a usare un software, un campionatore, un sinto, quello che volete, per passare tempo. È uno che ci crede, che vuole imparare e che vuole fare musica. Per voi. Due, non è il coglione di turno a cui dici cambia questo, cambia questo, cambia quello, gli distruggi una base e sputi sulla sua creatività. 3. Non è il vostro schiavo. Non puoi andare da un beatmaker, chiedergli 10.000 base e non dire neanche grazie. 4. Il beatmaker non sta all'ombra di nessuno. Merita lo stesso rispetto dell'MC. 5. Il beatmaker e il DJ sono due cose separate. Io faccio beat da 6 anni e non so screcciare. Non so mettere musica e non sono mai andato a suonare una serata. 6. Il beatmaker non è un coglione che dà sample ai campioni a destra e a manca. Ognuno ha i suoi e ognuno si tenga i suoi. 7.
Come tu fai pezzi sulle strumentali americane, il beatmaker può fare dei remix sulle a cappella americane. 8. Se paghi 1000 euro per un featuring, puoi pagarne 500 per un beat. 9. Il beatmaker non ha tempo da perdere con le tue fisime. 10. Beatmaker, svegliatevi, non siete i servi degli MC. Non fatevi trattare come tali e se non vi conviene, buonanotte al secchio. Ora so che per molti MC non è così, ma per altrettanti è così. Quindi, se avete vissuto situazioni analoghe a quelle che ho nominato, lasciatemi un commento e dite la vostra. E in conclusione, sveglia! Benvenuti a Sample Sample. Il primo pezzo appartiene agli Atipici featuring Boon. Un po' di luce. Cerco un paradiso anche per me. Dov'è? Il campione appartiene ai The Stylistics, You and Me. Il secondo pezzo appartiene a Kanye West, All Falls Down. Il campione appartiene a Lauryn Hill, Mystery of Inquinity. Benvenuti a una nuova recensione. Prima di iniziarla, come al solito, devo ricordarmi che non sono io Tobi e che non recensisco film squallidi. Il primo sotto questa settimana è Emes, con il suo Touch the Sky EP. Ok, l'EP score, le strumentali vanno bene, ma ci sono alcuni pezzi in cui è bello convinto e scorre, altri no. E poi un'altra cosa ancora più strana, perché è veramente strana, in alcuni pezzi parte arrancando, cioè che non sembra molto convinto, e poi parte giusto. Non ti sei confuso con i featuring? Sono rincoglionito, ma fino a un certo punto. Comunque c'è ben poco da dire. Sono 7 tracce più una bonus track. Non ha scelto tematiche allucinanti, ma neanche tanto scontate. L'unica cosa che vi segnalo, diciamo, è che ha un flow che può piacere come può fare schifo. In molti pezzi è abbastanza tranquillo, quindi magari può prendere bene. Ad altri a cui piace la rabbia, può annoiare. Quindi, da canto mio, promosso. Qua sotto c'è il link. Andiamo col secondo lavoro, ma c'è da fare una promessa. Porca troia, se mi mandi il tuo lavoro, non mettere una premessa del tipo il mio primo lavoro farà sicuramente cagare, perché io quando vado ad ascoltarla parto prevenuto. Se fa cagare a te, figurati a me. Invece non è stato così. Sto parlando di R.A.P. Rhythm and Power di The Sniper, un mixtape di ben 20 tracce. Chiaramente sono 20 tracce e sono pesanti, molto, molto pesanti. Però porca troia, non è per niente male, io mi aspettavo una cagata pazzesca. Invece ascoltandolo alla fine, sì, ci sono un sacco di tematiche scontate. Il rap ingazzato, il pezzo politico, il pezzo sulla televisione, eccetera, eccetera. Ma per essere il primo lavoro non è che è tanto male, cioè, tranquillo, lascio. Vorrei dire che scorre, ma 20 tracce sono troppe. Però voglio fare due segnalazioni che, veramente... C'è una traccia che si chiama Orgia Politica, dove il tizio che fa il featuring, Frebber C, fa una rima meravigliosa. Parlando in napoletano dice "Hai votato Lucio Baldazzi!" E lì ho riso parecchio, bella. Altri pezzi da segnalare sono i Pop in Rivolta featuring Sketch, che sarà che sono paranoico, ma Sketch è nei featuring della metà dei dischi che mi postate. E La Follia diventa voce, altra traccia molto valida. Poi le altre sono ascoltabili, ma non mi hanno colpito più di tanto. Che dire. Una cosa che mi ha dato fastidio è che in alcune tracce prendi un flow alla Eminem che proprio angioma nel cervello. Ma ne piace rappare così? Non mi ha fatto impazzire. Comunque, un po' pesante. Tematiche che non sono un granché, però... Sì, anche tu. Promosso. E qua sotto vi lascio il link. Ah, e un'altra cosa attinente alle recensioni, dedicato a tutti voi che andate cercando le liti. La settimana scorsa non ho messo il logo di Nil Forum perché me lo sono dimenticato. Non ci siamo litigati, non ci sono state mazzate, bottigliate, papari, palloni, militari e puttane. Niente, ho solo dimenticato di mettere il logo. Scusatemi.
Ragazzi, mi ero dimenticato di consigliarvi il canale di Dondi, dove gireremo dei vlog per l'uscita del suo primo album, First Date. Cliccate qui, date un'occhiata e iscrivetevi. E mi raccomando, guardate i suoi video, che sono bellissimi. Bene, ho fatto, cosa vuoi? Basta, lasciami. Vabbè ragazzi, il video è finito. Come dei rumors dicevano, domani Jason fa un anno su YouTube. Quindi ho preparato un bel video speciale, quindi diciamo che per sta settimana doppio appuntamento. Only for you I can reel bombole. Ma non sono stato buono con voi, sono stato solo paraculo. Perché per ben due giovedì non avrete la compagnia di Jason e Austin. Infatti per due giovedì non usciranno i miei video, ma tornerò il giorno 22 con una sorpresa. Fino ad allora, solito ritornello, spammate, iscrivetevi e vaffanculo. Ci vediamo domani! Vendetta vera, finirò in galera, qui tu c'è Maldazzi.